Ci sono guerre che combattiamo e si combattono lontano da noi, alle quali partecipiamo perché ci riguardano tutti da vicino, naturalmente. E poi ci sono delle guerre che si combattono quotidianamente. Qui in Italia stiamo combattendo quotidianamente una guerra per capire il valore e conservare il valore dei soldi che viene costantemente eroso da uno strano fenomeno che si chiama inflazione. Ecco, per capire che cosa sta succedendo ai nostri soldi e perché stiamo facendo sempre più fatica e in proiezione ne faremo sempre di più, abbiamo chiesto ad un esperto di finanza che è anche uno scrittore di successo, i diavoli è soltanto uno dei suoi libri best seller, di spiegarci cosa succede ai nostri soldi. Ecco noi Guido Maria Breva. Quando, quando mettiamo il ketchup nelle patatine, lo mettiamo, lo mettiamo, lo mettiamo, a volte non esce, no? non esce mai. Poi a un certo punto ci arrabbiamo, facciamo un gesto troppo forte e il ketchup esce troppo. Buttiamo le patatine, ci si macchia la camicia e, e finiamo pure il ketchup. È quello che è successo oggi con l'inflazione, cioè è esplosa come il ketchup quando lo metti nelle patatine. L'inflazione è una cosa molto semplice: l'inflazione funziona, eh, l'inflazione vuol dire che i prezzi salgono. Sale il prezzo di una pizza, del pane, della benzina, il costo della vita che sale. E se sale poco non è un male, ma se sale come sta salendo adesso è un disastro. Per capire perché sta salendo, però vi voglio dire che cosa era successo prima. Noi abbiamo vissuto in 30 anni dove l'inflazione è stata bassissima per due motivi principali: primo la globalizzazione. Che ha potuto far produrre le aziende in giro per il mondo dove il costo del lavoro era più basso. E poi la tecnologia, questi due elementi, hanno proprio creato una, quello che io chiamo una pompa deflattiva, cioè hanno abbassato costantemente i prezzi. La tecnologia fa sì che tu, un biglietto aereo, magari anziché comprartelo prima in agenzia, te lo compri con un click e quindi metti del tuo lavoro e quindi il biglietto d'aereo costa meno. Cosa è successo dopo? Ma intanto è arrivato il 2016, dove qualcuno ha detto: Beh, però questo modello che puoi andare a produrre altrove, senza dazi, non funziona. no? E poi è arrivata la pandemia, che ha bloccato quella che io chiamo la catena di montaggio, mondo, una catena molto oliata per ridurre il più possibile i costi. La pompa deflattiva si ferma. E dall'altro lato, cosa succede? Beh, due eventi incredibili: uno, rari direi, uno, i sussidi. Necessari, necessari per tenere in piedi i lavoratori, per tenere in piedi la dignità dei lavoratori stessi, però che hanno infiammato l'economia, anche perché sono stati dati senza creare un ponte col futuro, sono stati dati così come, come a far star buona la gente e null'altro. E poi la guerra, che ha aumentato il prezzo di tutta l'energia. Ecco, questi quattro elementi, no? la pompa deflattiva che si ferma e questi altri due che infiammano, creano la detonazione e l'inflazione esplode. Quando esplode l'inflazione è un problema, prima di tutto per lo Stato, perché noi vediamo uno Stato democratico, beh, nello Stato autoritario mandano i carri armati in piazza, quando la gente si arrabbia il problema è risolto. Per fortuna noi abbiamo la democrazia, con la democrazia però la gente giustamente può protestare, i governi cadono e quindi per, il, per, il, per lo Stato è un problema enorme in tutto l'Occidente, E poi per le persone, perché l'inflazione è vile veramente vile, va veramente contro anche quelli che sono più deboli. Ora io però vi vorrei dare, vi ho dato le nuvole, ma vi vorrei dare anche un po' un briciolo di sole, nel senso che adesso interverranno le banche centrali, alzeranno i tassi di interesse e finalmente butteranno giù l'inflazione, ma buttare giù l'inflazione ha un costo perché indurranno una sorta di recessione e quindi saranno altri problemi. Però riprendiamo un attimo gli ultimi trent'anni e io voglio che voi facciate uno sforzo su questo perché gli ultimi trent'anni in realtà non sono stati trent'anni normali, sono stati trent'anni dove sono stati occultati dei costi. E che costi sono stati occultati? Beh intanto in capo ai lavoratori perché sì abbiamo avuto delle merci meno care ma abbiamo ceduto i nostri diritti sociali, abbiamo dovuto fare una rincorsa, una rincorsa verso quei paesi dove il costo del lavoro costava meno, ma dove i lavoratori non avevano fatto cent'anni di conquisti per avere dei diritti sacrosanti. Poi abbiamo pagato moltissimo questi trent'anni eh, a livello di stati, perché gli stati devono essere più competitivi, hanno tagliato, hanno tagliato cosa? Hanno tagliato la ricerca, hanno tagliato l'istruzione, hanno tagliato la sanità e questo è un altro costo occulto che noi abbiamo e non ci siamo accorti abbiamo pagato. E poi a livello di pianeta Terra. A livello di pianeta, perché queste merci che viaggiavano cercando sempre i posti dove si pagava meno, eh, beh, le abbiamo spedite dappertutto, però abbiamo consumato i cieli, i mari, abbiamo eroso la terra, abbiamo veramente inquinato tanto. Ecco allora perché vi voglio raccontare di questi costi occulti? Perché, perché è giusto parlare oggi di inflazione, la combatteremo, ma è giusto anche elaborare un pensiero su quello che è stato. Secondo me nessuno lo fa. Cioè tutto quello che noi abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, non dico che è stato sbagliato, ma è stato vissuto forse in maniera eccessiva. Non ci siamo accorti dei costi che abbiamo dovuto pagare. Allora se vogliamo veramente elaborare un pensiero nuovo, costruire un pensiero consapevole e sostenibile, noi dobbiamo sapere tutti i costi occulti che abbiamo pagato per veramente entrare in quello che a me piace sempre chiamare un mondo nuovo. Grazie.